È normale nell'edilizia lavorare in quota, a meno che non si tratti di lavori di tipo stradale o urbanistico. Generalmente molte delle attività che vengono svolte sia all'interno di appartamenti, ma anche di condomini o anche di strutture più importanti, comunque richiedono sempre che o l'operatore o i carichi, quindi intendiamo i materiali che devono essere sollevati, si elevino al di sopra di quote che generalmente sono quelle diciamo non calpestabili. Facciamo un esempio: devo realizzare una facciata, devo fare una manutenzione su un edificio, mi serve un ponteggio, mi serve una scala, mi serve un trabertello. Bene, con questo non intendiamo lavoro in quota. Per portare i materiali poi a quella quota ho bisogno di un sistema di sollevamento che può essere una gru, un'autogru o anche un semplice arganello. Con questo diciamo che abbiamo un'idea di quello che può essere lavoro in quota, però facciamo sempre riferimento a quello che è la normativa vigente. Tutti ormai conoscono quello che si chiama il testo unico sulla sicurezza, il decreto 81, e giusto come promemoria, il decreto 81 riporta che per i lavori in quota si intende tutte quelle lavorazioni che vengono effettuate ad una quota superiore ai 2 metri. Cosa intendiamo con i 2 metri? Si intende il piano calpestabile, cioè quando io mi trovo con i miei piedi a una quota superiore a 2 metri, ecco, da lì in poi il decreto 81 ha delle indicazioni per quanto riguarda l'analisi dei rischi, ma tutte quelle misure che servono ovviamente per ridurre gli infortuni, gli incidenti che purtroppo, ahimè, spesso capitano anche in maniera ancora molto grave in cantiere. Ricordiamoci che il decreto 494 era addirittura del 96, quindi ormai siamo arrivati ad avere 20 anni che questo decreto è diventato attuativo, quindi stiamo praticamente passando un ventennio da quando si parla di sicurezza. Ancora oggi purtroppo accadono molti infortuni in cantiere e soprattutto per quanto riguarda il rischio di caduta dall'alto. È la prima causa di infortunio e anche la prima causa di incidente mortale in cantiere. Le percentuali dicono, ad esempio, che il 25% degli infortuni mortali ancora viene dalla scala. La banale scala che tutti utilizziamo in casa e tanto più utilizziamo in cantiere è ancora una delle cause principali di infortuni in cantiere. A seguire ci sono i ponteggi, a seguire ci sono i trabatelli o altre strutture che sono necessarie per lavorare in quota, e quindi è uno strumento, ma come tutti gli strumenti bisogna saperlo utilizzare. Unendo i nostri sforzi, potremmo ridurre ancora di più il numero dei morti sul lavoro. Come si può innanzitutto trasmettere il concetto di pericolosità, perché nonostante sia il primo rischio la caduta, anche purtroppo di infortunio molto grave che può lasciare anche conseguenze molto gravi, com'è possibile che ancora ci sia tanta negligenza? Allora, alla base le motivazioni sono tante. Sicuramente il concetto di rischio va ancora approfondito. Spesso il rischio è considerato soggettivo. Per me è pericolosa una cosa, per lei ne è un'altra, e questo porta a sottovalutarlo. Proprio per questo c'è necessità di eseguire una valutazione preliminare delle lavorazioni, valutazione preliminare che deve essere poi formalizzata sui documenti che si chiamano piani operativi, piani di sicurezza, eccetera. È lì che viene valutato effettivamente il rischio in maniera il più oggettiva possibile. Il rischio zero non esiste, per cui anche se io adotto tutte le misure preventive e protettive devo comunque stare attento. Per questo motivo, appunto, si è valutato che il rischio di caduta dall'alto, più di altri, ha bisogno di una base di conoscenza, quindi di informazioni che devono essere trasferite da questo documento a chi effettivamente lavora in cantiere. Troppo spesso i documenti vengono redatti ma rimangono poi negli uffici. Da questo punto di vista in 20 anni si è fatto effettivamente un passaggio in avanti. Tendenzialmente dal vecchio documento, che era una raccolta di normative, di leggi, si sta passando a quello che è veramente un progetto. Cioè la tendenza, a mio avviso più che giusta, sarebbe quella di aprire un documento con dei disegni alla stessa maniera di come io apro un documento per poter fare un getto di un calcestruzzo. Quindi il capomastro, il preposto, diciamo il capocantiere, ha la stessa necessità di aprire ad esempio un'armatura di un pilastro, alla stessa maniera deve aprire anche quello che è quelle che sono le sicurezze necessarie per eseguire questo pilastro. Però il suggerimento che mi sento di dare è: cerchiamo di scrivere il minimo indispensabile e aiutiamo soprattutto nella comprensione attraverso un linguaggio grafico, disegni, schemi, anche perché questo aiuta soprattutto per quanto riguarda la comprensione verso i lavoratori stranieri. E soprattutto la cosa importante è che oltre a un'informazione ci sia una formazione, quindi un qualche cosa che passa da un aspetto, tra virgolette, intellettuale o conoscitivo a un aspetto pratico, anche un addestramento. Quindi di conseguenza è condizione fondamentale che chiunque operi in cantiere conosca quelle che sono le regole che vigono, quelli che sono i documenti che sanciscono e comunque che indicano i rischi presenti in cantiere, e soprattutto la cosa importante è che questi documenti non rimangano in un cassetto. Vediamo qua sullo sfondo una lavorazione su una tettoia, siamo a 2 metri di altezza, abbiamo una botola di accessione per accedere al piano di lavoro con la propria scaletta omologata. È chiaro che il ponteggio deve essere omologato, e abbiamo il parapetto, la chiusura in testa, nonostante non sia così alto può essere molto pericoloso, quindi cerchiamo di avere sempre dei ponteggi che ci permettono di salvarci da cadute, anche da queste altezze qua. Per i lavori di altezza superiore ai 2 metri occorre utilizzare idonee opere provvisionali di protezione. Tra i diversi sistemi utilizzati, il più diffuso è il ponteggio. Esistono vari tipi di ponteggio, i più comuni sono quelli denominati a tubi e giunti e quelli denominati a telai prefabbricati. Il ponteggio a tubi e giunti è realizzato da vari particolari in tubolare metallico fissati tra di loro tramite morsetti ortogonali. Il ponteggio a telai prefabbricati è realizzato assemblando e collegando ad incastro nelle apposite boccole i vari elementi che lo compongono. Tutti i ponteggi devono essere installati seguendo le istruzioni di montaggio riportate nell'apposito libretto, che deve sempre essere custodito in cantiere. Nel montaggio del ponteggio, gli addetti devono sempre realizzare piani di lavoro completi e in prosecuzione l'uno all'altro. Per la salita o discesa ai piani di lavoro si devono utilizzare obbligatoriamente le scale interne al ponteggio, che devono essere sfalsate tra di loro in modo da non creare un'apertura continua. Per garantire la sicurezza di chi lavora in quota sul ponteggio, è importante che vi siano il parapetto, alto almeno 1 metro, con corrente superiore, corrente intermedio e la tavola fermapiedi. Inoltre ci devono essere tutte le chiusure sulle testate, e in generale tutte le protezioni sulle aperture verso il vuoto. Una delle condizioni per garantire stabilità e sicurezza nei ponteggi è la realizzazione di un corretto ancoraggio. Tale ancoraggio si realizza con la predisposizione di punti di fissaggio detti a cravatta, con tubi e giunti che bloccano saldamente il ponteggio ai pilastri o ai muri del fabbricato in costruzione. Il piano di calpestio del ponteggio deve essere completo, non deve cioè avere aperture e parti incomplete, deve essere realizzato con pannelli in metallo oppure con tavole in legno di adeguato spessore. Per tutto il tempo di utilizzo del ponteggio, questo deve essere mantenuto in buono stato. Occorre controllare l'integrità meccanica degli elementi che lo costituiscono e devono essere controllati i punti di appoggio a terra da cui si sviluppa. Il ponteggio è esposto alle intemperie e alle sollecitazioni dovute all'utilizzo. Pertanto è indispensabile controllare periodicamente ed eventualmente sostituire sia gli elementi metallici che le tavole in legno che dimostrino segni di usura. In corrispondenza dei luoghi di transito all'interno del cantiere o a ridosso di luoghi pubblici, i ponteggi devono essere provvisti di mantovane o parasassi. È infine importante ricordare che ai fini della sicurezza, le varie fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio devono essere eseguite da personale esperto, con l'utilizzo di cinture di sicurezza. Non sappiamo che cosa ci riserva il futuro, ma certamente negli edifici una delle cose che ci saranno nel futuro sarà il fotovoltaico. Stanno aumentando moltissimo i componenti edilizi che vengono pensati allo stesso tempo come parte tecnica dell'involucro edilizio e contemporaneamente come sistemi di trasformazione dell'energia solare in energia elettrica, e cioè fotovoltaico. Questo è possibile non soltanto con i classici pannelli oramai in uso in molti luoghi, ma anche attraverso elementi costruttivi veri e propri, mattoni, tegole e persino vetrate che sono apparentemente trasparenti, come ogni finestra normale lo è, ma allo stesso tempo però hanno un sistema tale che permette appunto la trasformazione della luce in energia elettrica, quindi sono dei vetri trasparenti e fotovoltaici. In futuro probabilmente ne vedremo sempre di più di componenti di questo genere e ce li troveremo forse anche nei nostri edifici, e sarà un bene sicuramente. Parliamo anche di questo, l'operatore che muove la gru come agisce e soprattutto come si mette in sicurezza e come mette in sicurezza anche la squadra. Allora sì, benissimo. Oggi vedete che è una giornata particolarmente, diciamo, ventosa, per cui già si può vedere come la necessità di adattarsi a quelle che sono le esigenze anche momentanee, un temporale, un cambiamento climatico, richiedono comunque delle accortezze diverse di giorno in giorno. Quindi a proposito di sicurezza, ad esempio, una delle attività che riguarda la manutenzione dei carichi è proprio quella di verificare giornalmente le condizioni meteo, perché in funzione dei venti, superando certi limiti, ci potrebbe essere necessità di bloccare l'utilizzo della gru, non utilizzarlo più perché non c'è più quello che è il controllo in sicurezza della manutenzione dei carichi. Questo è uno dei primi aspetti. Altri aspetti evidentemente sono quelli di non fare passare persone sotto i carichi. Non è sempre facile, perché in cantieri dove le dimensioni non permettono questo aspetto bisognerebbe cercare di creare dei passaggi attraverso i quali gli operatori e le maestranze si dirigono prevalentemente piuttosto che passare sotto i carichi, perché l'altro rischio evidentemente è un distacco, si spera non dell'intero carico ma anche semplicemente di una parte di questo carico, potrebbe creare dei grandi rischi per chi vi è sotto. I rischi possono indicativamente differenziarsi in due grandi categorie: quelli che io creo attraverso la mia lavorazione su me stesso o quelli che indirettamente creo al mio collega o altri. La gru prevalentemente è un rischio che riguarda tutti, per cui è un rischio al quale l'operatore addetto alla gru, che ha una formazione specifica, deve particolarmente stare attento, perché è un aspetto incalcolabile per poter sapere chi andrà a colpire, e quindi evidentemente questa cosa va fatta preliminarmente dicendo non deve succedere. La differenza tra le gru è fondamentalmente di due tipi. Se vedete alla base di questa gru è presente una recinzione, una delimitazione. Nel caso là c'è un'altra delimitazione, ma non ha lo stesso scopo. Mi spiego meglio. Quella è una gru con la base fissa e la torre su in cima con diciamo, l'asticella che movimenta rotante in quota. In questo caso invece la rotazione avviene alla base, quindi durante la rotazione potrebbe esserci dei rischi di colpire qualcuno che si trova, e quindi è per quello che è delimitata. Per quanto riguarda la caratteristica principale è che anche qui si vedono delle ruote, mentre qui non sono presenti. Questo vuol dire che questa gru è autotrasportabile, quindi ricompattandola e trainandola ha la possibilità di essere movimentata. Quell'altra invece va smontata, portata pezzo per pezzo e caricata su degli appositi seminari. Quella più fissa, diciamo, nella base. Esatto, assolutamente. La formazione, diciamo, di base è leggermente differente, ma non è, diciamo, così tanto eclatante, diciamo, a livello di ore di formazione. È una conoscenza differente, perché generalmente questo tipo di gru si presta per lavorazioni nel quale è difficile montare una gru fissa, e quindi richiede magari una conoscenza per quanto riguarda l'allestimento della stessa gru e altre operazioni annesse alla chiusura o all'apertura. Su quello invece è proprio la conoscenza per quanto riguarda la movimentazione dei carichi, perché spesso porta anche dei carichi di maggiore entità, e nel caso specifico non ha un braccio lungo, ma in alcuni casi la gru può raggiungere anche 60 metri di sbraccio e quindi di conseguenza trovarsi a una notevole distanza dall'operatore, quindi ha un controllo superiore, tant'è infatti che in alcuni casi la gru fissa ha una postazione di comando in quota. Abbiamo una cabina raggiungibile dall'interno della gru, all'interno del quale c'è una scala e l'operatore sta praticamente tutto il giorno fisso su in quota, perché devo operare guardando da una posizione più elevata possibile la zona di lavoro. Lavori nell'edilizia? E allora non tapparti le orecchie e mettitelo bene in testa. La sicurezza non è un peso. Allacciati alle norme e non gettare i consigli. Agganciati alla vita. Se osservi bene le regole, ti metti al sicuro, eviti i passi falsi e non inciampi. Agganciati alla vita. Dal 16 giugno 2016, addetto alla prevenzione incendi ed evacuazione, corso di formazione previsto per legge per attività a rischio di incendio medio, mentre dal 20 giugno 2016 ci saranno 16 ore di formazione e addestramento per ambienti confinati. Il sito di IPLE si è rinnovato, è ora possibile effettuare iscrizioni ai corsi e ai seminari anche online. Per informazioni visitate il sito www.edili.com.